Si è appena concluso un importante convegno a Carrara insieme all'unità funzionale dell'ASL1 di Massa Carrara e siamo qua con Daniela Morozzi, attrice che oggi ha testimoniato con la pièce Storia di Madri quelli che sono i percorsi delle donne straniere in tema di gravidanza sul territorio. Siamo qua con Zakia che del lavoro fa proprio la mediatrice interculturale, quindi colei che accoglie, che sostiene e che orienta le donne. Chiederei a Daniela e a Zakia di raccontarci l'esperienza della nascita della pièce e di come avete interpretato questo aspetto. Dunque, la nascita della pièce in realtà è una performance, noi speriamo, Zakia, vero, che diventi un giorno uno spettacolo per poter raccontarlo approfonditamente. Sono più brani, però diciamo il brano centrale era la storia di una mediatrice culturale, chi sarà mai questa meravigliosa donna vicino a me, che mi ha permesso due cose. Intanto una personale, di capire realmente l'importanza della mediazione, che sembra sempre una cosa scontata, spesso relegata a un'interpretazione linguistica o di poche, mentre il senso è molto profondo, è un ponte davvero fra due mondi. E ho scoperto anche delle cose che non sapevo io del mondo arabo, del mondo marocchino, del rapporto con i figli, con il sesso, con gli uomini, con la religione, quindi insomma con degli aspetti diversi e altri nuovi che dici è incredibile veramente e quindi è stato davvero importante. Poi mi sono trovata davanti a questa madre che raccoglie questi grandi segreti, queste storie e deve farli capire a noi che viviamo qui. È un lavoro fondamentale, fondamentale. E spesso è relegato all'importanza di dire scusa, non capisco cosa dice, dimmelo. Il problema è capire cosa pensa, no? E quello è il suo ruolo, insomma. Grazie Daniela. Allora Zakia, polvere di arancia, profumo di spezie. Quando lavorando al consulto familiare, contattando tante donne, vedere tante storie, quando mi hanno chiesto di una storia, la prima quello che ho raccontato a Daniela, perché una storia di una madre. Proprio una storia umanitaria, che per noi donne, come donne, abbiamo bisogno della maternità, non possiamo. La donna non si può. Ma anche come maternità, lasciare i figli per sempre è la cosa che mi ha toccato. È un po' difficile. Al di là della donna, ma anche la donna arabo-musulmana è abbastanza molto perché una cosa. La storia parlava di una madre segreta, quindi avrebbe dovuto abbandonare suo figlio, non per volontà. Infatti, tra l'altro Zakia ha dato la possibilità di tornare sul progetto Madre Segreta, che ovviamente la regione e a livello nazionale viene portata avanti, con un'angolatura veramente molto particolare, e per questo vi ringraziamo. Allora, con l'auspicio che veramente questa pièce possa diventare un vero e proprio spettacolo, a livello, chi lo sa, a livello per le badanti è successo già con Daniela, e vi ringraziamo. E ci diamo appuntamento a prestissimo. Al prossimo convegno, se no nelle cave di marmo. Dove? Prossimo convegno nelle cave di marmo. E da Carrara vi ringraziamo.